amici, ottima compagnia. Laura, Sergio, Andrea. Andrea. Buon pomeriggio, grazie. Grazie a voi. Allora, che Andrea, facciamo leggere Andrea il, là sotto. Mi sposto, scusate. Prego, Andrea. El gnaro è il dis al suc, quel senta al fuc. Come l'ha detta, Sergio? L'ha detta bene? Per me è benissimo. Bravo, Andrea. Io che provengo da Firenze, dalla culla della nostra lingua. L'abbiamo sporcata, la lingua fiorentina. Che ho commesso veramente un peccato oggi. Però ti fanno rientrare a Firenze stasera, eh? No, no. È andata così. E Sergio, vogliamo provare a tradurlo? Dai. È gnaro. È il dis al suc, quel senta al fuc. È gnaro. È il dis al gioco. Sì. Quel che sente al fuck, cioè nell'ambiente familiare. Tu ripeti proprio tutte le parole che senti dire da papà? Forse. Non, dialetto, diciamo. No. Non parliamo mai il dialetto. Però neppure le parolacce. Sì, no, le parolacce un po' le so. Sì. E dai miei nonni lo imparo un po'. Sì. Parlano il dialetto. Il dialetto dei nonni. Gran moda, benissimo, simpaticissimi. Restate qui, tra pochissimo iniziamo. Grazie. Amici, non ci crederete, ma anche per questa stagione siamo giunti all'ultima puntata, la 60ª, e prima di lanciare l'ultimo motto in dialetto di oggi, vi raccontiamo il gruppo della Conte di Luigi Ferrari. L'opera di oggi, realizzata dall'artista veneziano Luigi Ferrari, è una rielaborazione del gruppo dell'Aoconte, scultura del primo secolo a.C., considerata uno dei capolavori dell'arte occidentale. Ferrari interpreta in senso romantico il dramma di Laocoonte, punito per aver sfidato il volere degli dei e per aver tentato di mettere in guardia i propri concittadini circa i rischi rappresentati dal cavallo di Troia. Uno dei suoi figli giace a terra, ucciso dai mostruosi serpenti marini che avviluppano anche l'altro giovane. Con un disperato gesto della mano, l'uomo tenta di fermare lo scempio. Nel 1837 il modello in gesso dell'opera fu esposto a Brera e il conte Tosio ne commissionò l'esecuzione in marmo, che però non riuscì a vedere. La statua giunse infatti a Brescia nel 1853, 9 anni dopo la morte del mecenate. Dalle alture del Colle Cidneo il proverbio di quest'ultima puntata è questo: El gnaro è il dis al suc, quel che el sent al fuc. Ed ora scendiamo. Dice Federico che vuol fare l'uomo colto. Bene, oh, beh, già, bella figura. La fai bene, Federico, scherzi. No, quando si impegna c'è da aver paura. È il gnaro, è il dis al suc, quel che el sent al fuc. Ripeti, cioè traduci. Traduco: il gnaro, quindi il ragazzo, dice al gioco quello che sente il fuoco. Il fuoco può essere la famiglia. Il gnaro, il bambino, dice al gioco, quindi quando è con gli amici. Sì. Quello che sente al fuoco, quindi a casa. Sì, quindi solo parole belle, vero Federico? Sì, dipende un po' dalla famiglia. Sì, insomma Federico, le prime parolacce da chi le hai imparate tu, giusto per... No, dagli amici. A casa... No. Giusto. Signor Romano, ottantenne splendido, guardate qua. Complimenti. Certo. Sposato da tanti anni, lei però non è a spasso con la moglie oggi. No, la moglie fa fatica a camminare, ecco. Allora io cammino invece. Anche al posto suo. È il gnaro, caro Romano, è il dis al suc, quel che senta al fuc, cioè? Quello che sente stando al fuoco, le ciaceri, non so. Lei ha nipoti? Ah, 5 ne ho. 5 nipoti? Nonno io. Pure? Sì. Come se la cava con i nipoti? Bene, benissimo. Imparano delle belle parole da lei, i nipoti? Sì, anche il dialetto. Qual è la parola dialettale che esce meglio ai nipoti? Poto, classico. Prima di mamma si impara poto. Sì. Il gnaro dice al zuc. Al zuc. Al z... Non so cosa. Zuc. Non magica. Al gioco. Al gioco. Quello che ha sentito al fuoco. Ma perché c'è il papà pompiere? No, perché? Boh, non lo so.
E il gnarul dice al zhuk che è il che sente al fuoco. Facile da tradurre. Il bambino, il ragazzino, dice con i compagni di gioco quello che sente dire in famiglia, al fuoco, in casa, nel bene e nel male. Le parole belle e le parole brutte. Noi di parole brutte in questa edizione speriamo di non averne mai dette e neppure raccolte dalle tantissime persone che abbiamo intervistato e che ringraziamo. Vi abbiamo raccontato 60 altri proverbi, vi abbiamo raccontato, grazie alla preziosissima collaborazione con la Fondazione Brescia Musei, 60 opere che entreranno a far parte della ricca collezione della Pinacoteca Tosio Martinengo. Non ci resta che aggiungere ai ringraziamenti i nostri direttori, la direttrice editoriale, la direttrice artistica, ancora la Fondazione Brescia Musei, Piero Galli per le musiche e l'insostituibile Emanuele Carpella per la regia. Speriamo di rivederci in una prossima edizione. Grazie a tutti, arrivederci.